Mamma, vai piano, rallenta. Perché corri? Perché non ti fermi qui con me a giocare? Butta via l'orologio. Che cosa ti aspetta? Hai molto da fare, lo so. La casa da sistemare, i turni del lavoro, la cena da preparare, ma io voglio che tu stia un po' con me, senza orari, senza sapere che puoi concedermi solo 5 o 10 minuti. Non me lo dire. Facciamo colazione insieme. Non lasciarmi da solo, mentre so bene che di lì a poco ci saluteremo, per vederci solo molte ore più tardi. Ti va se facciamo una torre di cubi insieme? Lo so, sei molto stanca, hai avuto una giornata impegnativa. Anch'io, sai, a scuola c'è sempre molta confusione, poi c'è da seguire il maestro e poi quando sono uscito ho corso fino ad avere il fiatone. Adesso sono molto stanco. Ma io mi riposo stando con te. Mi hai detto che un giorno anch'io sarò grande e io vedo che i grandi non giocano più insieme alle loro mamme. Quindi io voglio farlo adesso, voglio stare con te. Aspetta, vai piano, c'è tanto da imparare stando insieme, più di quello che credi. I piatti da lavare possono aspettare, ma questo mio essere bambino no. Ti va se ci addormentiamo insieme? Chiudiamo gli occhi e ci facciamo dondolare dai nostri respiri. Vai piano, mamma. Dove devi andare sempre di fretta? Questo programma è offerto da Teca SRL, caldaia Daikin, ibrida 33 kW, valida per l'accesso al superbonus del 110%, 5.200 euro. Caldaia Vaillant, Ecotec pure, 24 kW, 750 euro. Caldaia Vaillant Ecotec Intro 28 kW a 700 euro. Caldaia Vaillant Ecotec Intro 24 kW 630 euro. Caldaia Sime Unica Revolution 23 kW, perfetto per sostituire in canna fumaria comune, 1220 euro. Caldaia Daikin a condensazione 33 kW, 1245 euro. Teca SRL, ci trovi in via delle Terme 150, Lamezia Terme San Biase, via Molino Irto 47, Laurignano di Pignano Cosenza. Prossima apertura via Alfieri Rende, vicino supermercato Conad. L'agenzia Meraglia Immobiliare e Meraglia Assicurazione operano nel settore immobiliare e assicurativo per soddisfare le esigenze della propria clientela. Meraglia Immobiliare offre una valutazione immobiliare gratuita. Compravendita, locazioni, ricerca ed acquisizioni immobili, consulenza finanziaria, mutui, cessione del quinto, prestiti personali, leasing e tanto altro. Nel settore assicurativo offre RC Auto, Moto Camion, professionali, infortuni, abitazione, noleggio lungo termine. Meraglia Assicurazioni, Meraglia Immobiliare, via Ricofermi 13, Lamezia Terme. Buongiorno Lamezia, Tonino, buongiorno. Ecco, ciao. Ecco, sono ritornato dopo 2 giorni, diciamo, di ferie, chiamiamole di ferie. Però, pensa, quando c'è qualcosa da fare, è giusto che, o no, Tonino? È così. Buongiorno, salutiamo tutti gli amici che ci vedono di Facebook, su Facebook. Oggi ne abbiamo 14 maggio 2021, venerdì. Partiamo subito, diciamo, oggi il tempo è un Albino, po' fasoglio. Albino, quando... E vabbè, Tony, ma tu mi aiutare, Dico, scusa, Tony. è strano, quando parti solo, E vabbè, a calare sì, questo è sicuro, ma... O mamma mia, se ci sei ma parlato ti metti in un italiano, pasturo a vacche, sei parlato un dialetto. buongiorno a Ante tutti. rovescio, buongiorno. Allora, Buongiorno, buongiorno. Tony, allora tutto a posto? siamo qua in redazione. Redazione, siamo... Siamo qua in redazione. Siamo in diretta su Facebook, no Tony? Stamattina abbiamo, sì, stamattina siamo anche in diretta, siamo in diretta su Facebook e poi vi ricordo, Bentornato al vivo. ecco, e poi vi ricordo che sul 628 Globo TV Calabria 1 alle 14:10 c'era la
poi la, la sera alle 20:10, 20:15. Ma dico, per quale motivo non... Vabbè, allora Arbeno. Tony, ecco, là, buongiorno signor Arbeno, è tornato dopo le vacanze. Ho dubbi, a Dubai. Tengo dubbi forse, di ieri. Ha avuto dubbi, Antò. Dubai, che vai, i dubbi. Va bene. Allora, intanto mandateci, ci stanno arrivando per la verità alcune situazioni di cui poi parleremo più ampiamente dopo con Giovanni, e quindi è quello che noi per la verità auspichiamo ogni mattina di avere. Oh, attenzione, non tutte le critiche possono essere anche delle cose buone, cose ci mancherebbe, no? Però allora Albino, Cactus e Soiurnica, praticamente non ha fatto niente, no? Chiacchiere. Ma i piatti d'oferi non mi rilassano poco, e meglio ci diciamo la verità alla gente. Si rilassa perché... Mi sono rilassato perché avevo un po', diciamo, la testa confusa. Che tiene? Confusa. Avevo un po' la capo confusa. Veramente dialetto che è mio. E io se faccio solo dialetto. Ognuno parla come... Come può, è vero, Tony. Cioè, tu... Tu però, dato che dialetto tu, non ne dici. Dato che tu l'italiano pizzia una lingua ostica. Ostica. Parla in dialetto come ti ha fatto mamma, tu invece no. No, a volte l'italiano insisti, lo parlo bene. Insistisci. A volte. Insistisci. Paolo Stella, buongiorno anche a lei. Chi è? Paolo Stella. Ah, sì, ciao Paolo. Salutiamo Luca, ovviamente. Luca pure. Luca. Il nostro caro Luca. Allora oggi, Albino, oggi, sai che puoi fare? Cosa se lo diciamo sempre allora su 60 minuti. Vai, così ne verrà a mente anche una cosa. Vai al pensiero del giorno. Avevo detto la verità, la posso dire la verità, onestamente. Mi sento un po' teso. Sai, tu ti sei sentito anche una volta teso di anche una cosa, devi fare una cosa. Teso. Teso è uno che si sente teso, è un'altra cosa. Sentite teso, insomma, c'è un po' di paura, ecco. Dicevo la giara giara. Sei di avere un esame stamattina. Tra poco fatto un esame molto importante. Allora, quando hai fatto insieme da patente davvero? Era atteso davvero che tremava quando il mio esame da patente, non c'è auro a nessuno, è una cosa tutta. Racconta ai nostri telespettatori cosa è avvenuto. No, quando mi hai pietà la patente, a me mi ha pietato l'ansia. Tony. Era troppo ansioso, quella paura, quella cosa. Ma che mo ci fare, Jay? Però dopo. Ma cazzo, teoria e pratica. Prima hai fatto la teoria. La teoria è cazzo, dimmi. E mi è venuto a pensare il segnale e tutto, Tony. Mamma mia, che è passato. La cosa mia è stata tutta, alla vita mia è stata tutta complicata, perché, Tony? Signor Torino, non so se avete modo di vedere dei video o foto della ditta Sicilville. Taglia l'erba per poi buttarla nella terra antistante al marciapiede, invece di smaltirla come regola. Ma perché non se ne vanno tutti a casa cercando di eccetera eccetera? Poi di questo ne parliamo, Antonio. Comunque a me fa piacere, sì, siamo al corrente. Però noi dobbiamo essere, a differenza vostra, noi dobbiamo essere molto prudenti certo, nelle cose che facciamo. Voi potete in piena libertà scrivere quello che volete. Per noi ci vuole prudenza, perché noi dobbiamo toccare con mano, certo, constatare e poi vabbè. Allora, capito, Tony, è stata una cosa che buona, non è che era tanto bravo, non era bravo, non mi ricordavo di cose, no?
Albi, la posizione è una cosa, che cazzo ci capiscivi tu alla teoria? Da ragione. Non è che non era bravo, non è che tu fuggiri cose dal grappi. È già di quello diploma. Si piglio, sì, io piglio. Anzi, domani è un porto, porto un manuale dalla scuola quella. Vediamo se lo segnalo lo sai. Uno, uno. E se no comunque. Che disagio, ti hanno potuto pure regalare. Però ricordati questo, Tony. Dico una cosa. È importante sapere il segnale quale dare precedenza, fermarsi a stop, fare la rotatoia che c'è la precedenza mo passa e, no, e non andare veloce, e, insomma, sono tante cose, queste sono le cose più importanti. Domani, domani, però che io, sapere, domani io ti mostrerò dei segnali e tu devi dire a me, ma più che a me, diciamo, ai nostri telespettatori, qual è che lo segnale, va bene? Ma sempre, certo. Certo che è canuccio. È canuccio. Come deve stare allenare stasera? No, no, no. Allora, spogliamo l'almanacco. Cioè, almeno, almeno. Già, c'è è teso stamattina, hai capito? È teso, è teso. Sì, sono teso, l'hai detto. È vero, è teso. Una... Mi sento... Motionato, come dice lui, sente motionato, hai capito? La telecamera fa brutti scherzi. Ma brutti scherzi, a chi ci lo dice? La telecamera quando ti inquadra la zia, no? Dice, ma che tu che ma ti volevo dire, hai fatto la teoria. Ma la teoria è cazzo, quindi... No, l'ho fatta, come si dice, senza scritto. Ah, non hai avuto i quiz tu? No, l'hai avuto i quiz, però quando hai fatto la teoria l'ho fatta con l'ingegnere. Mi domandava cosa è questo. Ti ha fatto domande e risponde, bravo. Però sono stato bravo. Davvero? Sì. Se ti dico quanto hanno sbagliato, tu non ci credi. No, dimmi. Ho sbagliato due. Mi ha detto un ingegnere, Ambrosio, hai sbagliato proprio il ciuffaggio. Angote? Ambrosio. Ah. Hai sbagliato proprio il ciuffaggio. L'emozione pure da, no? Il ciuffaggio, invece il ciuffaggio l'hai indoverato. Vero, falso, vero. Succede sempre così. No, no, non sono e stato E poi a vita, cazzo. La teoria mi è venuta a cattare la macchina, Tony. Eh? Mi ho dovuto comprare la mia macchina automatica, se no non potevo fare i saldi, perché la macchina, il gatto non l'aveva l'automatica, capito? Ah, ah, quella macchina tua avete fatto? Sì, quella macchina mia è stata a guida. Ah. Ma il fattore non pare i giri. Ok. Dato che anche lui la sa per guidare, ha fatto subito promozione, ci vuole culo tutti i cuori. È perché è difficile da avere la macchina automatica. Se n'è andato lo schermo. Lo schermo. Ma ne vede, ne lo sente. Lo schermo, credo di sì. E beh, io parto allora. Io parto con l'aforismo, Tonè. E vado, Sì, oggi abbiamo un grande Onore de Balzac. Onore de Balzac. De Balzac. Allora, vai con lì. E questo è il pianeta del giorno. Una delle avventure persone. La verità. Una delle sventure delle persone molto intelligenti e di non poter fare a meno di capire. Che bello. Vai avanti, che non è come tutti i irmi. Tutti i vizi. Non è vero. Pure. Non di è capire. Vero. Di tutto. Capire tutto. Tutto. I vizi non meno che la virtù, lo ripeto, Tony, lo ripeto. Una delle sventure delle persone molto intelligenti è di non poter fare a meno di capire tutto. I vizi non meno di le virtù. Io, dottore, che mi una delle sventure delle persone molto intelligenti è di non poter fare a meno di capire tutto. I vizi non meno che le virtù, punto. E che cazzo. Ma più nemmeno di io. Io ti invidio. A volte ti invidio, Tony. Non mi devi invidiare. Perché tu dici della scuola. La scuola è importante. Certo, scusa. La scuola è importante, certo. Capito? Però attenzione. No, attenzione pure a leggere, Attenzione. Ma non è gatto, né? La scuola è importante. Le mie, certe. Ma che non sia tutto. Io ho imparato più a casa che a scuola. Scuola. Nel senso che io grazie alle letture, perché io sono un patito sì. Della lettura, io a differenza di molti, io compro molti libri in un anno, quindi ho cacciato un libro, quindi saggistica, narrativa,
eccetera. Poi sono un maniaco dei cruciverbi, però, Tone, delle parole crociate. Certo. E là c'è un allenamento. Alleni la mente, capito? Sì. Questo voglio dire. Capito, Tone? Io non è che mi posso fare, però ci sono pure persone che non è che lei, diciamo, come aspetti tu, bella bella, no? Lei è come di qui, io dico che così lei è. Una delle sventure delle persone molto intelligenti di non poter fare a meno di capire tutto. Così lei, non ti pensare come me. I vizi non meno che le virtù. Non è che è tanto di pensare, Tony, che io vedo via gente, ragazzi, no, che leggono, non leggono proprio per la scuola. La scuola ti dà certe regole, sì, poi a livello nozionistico tu impari, eccetera. Poi devi essere tu ad allenare la mente. E la mente si allena con la lettura. Con la lettura. Poi è chiaro, deve piacere. A me piace leggere. Per molti invece comprare un libro attenzione. Non è che faccio un discorso generale. Io conosco persone, perché io vado, approfitto per salutare Gioacchino Tavella, io incontro, so chi compra bene o male, perché ci incontriamo spesso all'interno della libreria. Tu devi essere d'accordo con me, perché leggere, siamo tutti bravi, io insomma, io lo aiuto, no, a modo mio l'ho letto. Però, non che tu voglio dire davanti, che sei davanti a me, no, come lo leggi tu, è bellissimo, capito? Ma gli devi dare, no, ma non è gli dai, gli dai un senso. Sì, però non mi devi dare. Ma tu gli dai un senso, no, io invece no, ma tutti sono, non ti pensare che... Vabbè no, non tu... mi devi dare... eccessivi meriti, no, questo è dovuto, ho capito quando hai detto, ma questo è dovuto alla lettura. Lettura, questo è dovuto alla conoscenza delle regole, non è che è dovuto chissà chi, quale particolare dote. Tu ancora non mi hai capito, no, te hai capito quello che voglio dire io, te hai capito, io li aiuto in questa maniera, no, parecchio leggo pure in questa maniera, non ci danno un senso alla lettura, capito, io chiamerò a nuovo giorno, Moleca, come lei, come amica. Perché vedi, però, tu dai uno sguardo così, prima lo guardi, e mentalmente te lo leggi, poi che fai? Una delle sventure delle persone molto intelligenti è di non poter fare a meno di capire tutto. A me sbaglio se trovo. I vizi non meno che le virtù. Ma, i vizi, ti ripeto, questi... I vizi non meno... ecco, ti imbrogli, che l'ha detto, non è facile, Tony, invece ho lì tutta una volta, ho lì pure, capito? No, Tony, come dico io, Tony? Padre Giuseppe. Padre Giuseppe, vogliamo un mondo di bene, veramente, veramente, veramente. Siete padre troppo padre Giuseppe con un chiste, però. No, vediamo che troviamo, che sì, però. Ed è vergogna, stiamo là. Facendo una figura. No, stiamo facendo davvero una figura proprio... Non lo dico perché è una parolaccia. Una parolaccia, sì. E che lo possiamo anche andare a trovare. Specialmente che ha avuto questo problema degli occhi. Diciamo, no? Diciamo. Cioè. Vabbè, vado, Tony. Salutiamo anche tutto il clero, il clero, è vero? Il clero. Come si dice? E a proposito, vi saluta Antonello Clocchite, che l'ho visto con il cagnolino l'altro giorno. E c'è tanto un caffè che erano dove cosa mi stavi piando un caffè dove c'è fare pubblicità, devo fare la pubblicità, no l'ho già preso Albino, grazie, sei forte, finalmente ti sei insegnato il mio nome, il cognome, giustamente tu ci ultraguisavo ogni volta. Ma io ero contento più come lo dicevi prima, però Clocchite. Approfittiamo per salutare i vecchietti che ci guardano, e ho saputo che strappiamo loro un sorriso, quindi per noi è il maggiore premio questo qua. Allora, signor Ambrosio, ci vuole dire quali santi la chiesa? Stamattina ci sono sante, però dopo qua ti devo dire una cosa, quello santo di sotto. Penso che ti chieda maniera. Yeah. Santa Mattia Apostolo. Santa Mattia Apostolo. No, Santa Mattia. O santo.
Santo Mattia è il nome di mascolo. Ah, Santo Mattia, giusto, Mattia è il nome di mascolo, sì. Santo Mattia, apostolo. E voglio salutare quel bellissimo bambino che era figlio di Salvatore, Mattia. Tu ricordi a Mattia? Mattia. Quello che è morto, quel bambino di 10 anni. Uno si chiamava Mattia. Ah. E ci abbiamo fatto veramente... Sapevo tutto. E lo salutiamo. Il nostro bambino era Togo quando mi vedeva che mi agiva. E salutiamo la sua famiglia, Salvatore, sua moglie. E l'altro bel fratello. Antenato due quando fratello. Poi Santa Maria Domenica Mazzarello. Mazzarello. Non è che questo era uno che aveva tiglia, no? Mazzarello che aveva o Mazzarello, credo che si agisce la carne, la cosa, la pasta. Quello tassi. Come si chiama quello? Quello è Mattarello. Mattarello. Questo è che si chiama Mazzarello, che lo chiama quella Mattarello, quella te. E che cagno dici che io? Questo è Mazzarello, non Mattarello. E per chi ti imbrichi solo? Mi imbrico solo, che poi Santo Ponzio Pelato. Santo Ponzio. Non c'è Ponzio Pelato. Come? Non che è Ponzio Pelato. Non è che è Ponzio Pelato, anche se per la verità in alcune immagini che sono pervenute a noi il Ponzio in effetti Pelato era, però Ponzio Pilato. No, Pelato. O Pelato è che è lui Pelato dei Pomaduri. Veramente credo su Pelate. Un buon mangiato, su che è l'assassino, e sa tutti le cose. E va bene, Santa Mattia, Santa Maria. Lo sai che ha fatto Ponzio Pelato, no? Ponzio Pelato oggi che faceva, sa, no, qui è Mosso Scefola. Musio Scefola. Musio Scefola. Pensava che lui che si aveva tagliato un braccio. Ah, lo sai che ha fatto Ponzio Pelato, no? Ha fatto Ponzio Pelato. Mamma mia, è famoso, no? È la storia. Che ha fatto? Si è lavato le mani. Si lavava le mani a Ciuccuchese, eh? Ponzio Pelato si lavava le mani a Ciuccuchese. Con l'acqua. No, è famoso perché si lavava le mani con vino. C'è da vino. Eppure la Iara è famosa come lava le mani con il vino, per disadurre le mani. Si lavò le mani quando dovevano scegliere tra chi mettere in croce, chi condannare, Gesù. Ah, ecco, è Barbara. Barbara Berlusconi. Barbara, come chiamava? Chi è Berlusconi, Barbara. Brava ragazza. Come chiamava? Non, eh? Come, Barabba. Io non lo so perché hanno scritto a Gesù. Barabba, libero Barabba. Però hai c'è pure i danni pure. Questo qua è un fatto poi, che è un modo di dire, che è arrivato fino a noi. Sì. Perché poi la folla sceglie sempre Barabba in effetti. Sì. Hai capito? Sì. Allora, se perché noi era un predicante, era Gesù, capito? Era se, un noi lo se noi lo trasbordiamo nella politica, la gente sceglie sempre i ladri. Sempre i ladri, è vero. Banditi, ladri. Sì. O no? È così. La persona onesta non va bene a nessuno. Gesù. Però io la storia di Gesù la vorrei sapere. Tu la sai, Tore. Gesù, ecco per esempio, no? L'hai letto. Ho visto il film. Ma 10 euro devo spendere. A casa tuo libro. La Bibbia, no? No, la Bibbia no, Giovanni. La Bibbia è tutta un'altra storia. Un poco, non tanto. Lui deve la vita di Gesù. Ci sono molti libri, che sono proprio la vita di Gesù. Ecco, questa è la lì, ma ti piacerebbe. Però Tony, gente dice, non è vero che è risuscitato Gesù, è vero, nella storia. Non comincia a fare discorsi. È troppo difficili. Un po'. No, difficili. Allora, per chi crede, per chi ha fede, tutto questo è avvenuto. Chi ha fede? Sì. Uno storce il naso, chi è l'ateo, o uno con ci crede, uno che
ci ridi sopra, se tu vedi, no? Anche sui social, sì, sì, c'è una marea di pezzi di merda, no? Perché pezzi di merda sono, certo. Cosa fanno? Gigioneggiano con Gesù, cuglioniano con l'immagine di Gesù, lo rappresentano in tutti i modi, no? Guardandosi bene dal fare la stessa cosa con Maometto, perché oltretutto devi sapere che sono dei vili, sono dei vigliacchi. Ma attenzione, anche caricaturisti, disegnatori di alto livello si sono sempre cimentati facendo ironia sul nostro Gesù Cristo, però si guardano bene, dal fare la stessa cosa con Maometto, perché i musulmani gli fanno un culo così, eh? Macelleria Il Gusto delle Carni, macelleria gastronomia, carni locali, nazionali d'estere, porchetta, angus uruguaiano, salumi di produzione propria, stinchi arrosto, cibi pronti a cuocere, freschi o congelati. Grigliate cotte e verdure cotte da asporto, preparati per cilici freschi o congelati di produzione propria, banchetti e servizi a domicilio. Da noi inoltre troverete enoteca, latticini, pane casareccio, frutta e verdura. Il Gusto delle Carni, la qualità dei prodotti è la nostra forza. Ci trovi in Contrada Savutano, via Mascagni 23, Lamezia Terme. Telefono 0968 43 90 32. P-Pharma, cura, natura, benessere. P-Pharma, il centro farmaceutico più grande nella tua città, con ampia scelta di prodotti, con aree interamente dedicate alla puericoltura, alla nutrizione, alla medicina olistica e un'area dedicata a prodotti erboristici. P-Pharma, farmaci e parafarmaci ad uso umano e veterinario. P-Pharma, ampio laboratorio per le preparazioni galeniche. P-Pharma, centro destinato a tutti i tipi di trattamenti estetici. P-Pharma, lo puoi trovare in via del Progresso 103 alla Lamezia Terme, ad orario continuato da lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20.30. Ombrelloni Teloni Cosentino, Diana Dattilo, dal 1938. Arredo mare, arredo giardino, tende moschiere, teloni per camion, coperture su misura, gazebo, tende da sole, The Horse e pergole. Ci trovi in via Formidi 13, salita via dei Mille, terzo incrocio a sinistra. Telefono 0968 44 16 75 oppure 333 92 15 650. Guglielmo Store, Lamezia Terme. Da noi puoi trovare caffè in capsule e cialde, caffè in grani, caramelle, liquori, vendita di macchine da caffè e incomodato d'uso gratuito. Inoltre gadget Guglielmo e confezioni regalo per tutte le tue occasioni. Guglielmo Store, Lamezia Terme. Ci trovi in pieno centro, su Corso Nomistrano, di fronte alla Madonnina, in uno spazio accogliente dove puoi immergerti nel gusto del caffè che fa centro. Donino, gli do i numeri della Superenalotto. Sì, intanto ancora, abbiamo superato i 150 milioni. I 150 milioni abbiamo superati, siamo a 151. 473 milioni, mamma mia. Una cifra. Esagerata, io sapete come la penso in questi casi, quindi ci sono state 9,5, e i 9,5 vanno 22.081. Sì, amore mio, 800, ti voglio bene, tu vai subito i presci. All'unico 5 più 1 vanno 635. Ah, l'hanno fatto. 5 più 1. 5 più 1, io non li avevo visto che sono stati scusi. Io avevo guardato qua. E 9 e 5, 22.000 euro. 600.000 euro, che non ha fatto 5 più 1. Vabbè, ma attenzione, più alto i 5 più 1, se è uno solo, più alto è il montepremi, più piglia. E più piglia, sì. Allora, auguro, la combinazione ce la volevamo dire. Sì, ce la diamo su, piate carte e penne. Numero 4, 13, 20, 51, un numero che mi ha sempre piaciuto, 69, 82, numero giallo, 9.
Va bene, auguri a chi ha fatto. Albino, ti chiedo scusa. Tu impazzisci per il 69. E nel 69, perché noi diciamo, se nel 69, noi diciamo c'è un 39, come si dice, no? No, Andrisarino. L'anno 39, dici. No, no, Albino. O no, 29. Quando il terzo tu c'è Ciarone, 39 rimane. Il 69 ha un'altra, ha un altro significato. È un significato che fa bene a tutti. Oh, come conseguenza. Come conseguenza. In dialetto. In dialetto. Mamma mia. È vero, è vero, è vero, è vero. Il tempo è così. Dobbiamo avere un po' di pazienza. Con il tempo, domani è pure la stessa cosa. A proposito di Dio, poi andavamo 14 maggio, sì. Allora, se i miei calcoli sono esatti, o a ieri, o unisci lo 4 aprile l'anno. Sì, unisci. O ieri è stato. Oggi 14, allora, oggi unisci. Il 4 è 26 d'aprile, sono 26 giorni, è 14:40. 40. Quindi, o ieri, oggi. Però. Quindi, abbiamo cacciato un pensiero forse. Non facciamo. Dopo malutia. Solo che boa, dopo che comincia il tempo che non c'è più, arriva la nebbia. Nebbia, diciamo, non è via di maio. Albino. E allora che faccio? Presento i miei editori. Ecco, c'è Michele Cugnetto che dice, Albino, in che senso ti piace il 69? L'ha spiegato. Scusate, l'ha spiegato. L'hai spiegato, scusate. Non mi allargate. Non mi allargate, non pensate. Vi piace perché comunque in sequenza, in comunque questo senso. Comunque 69. Non c'è malignità, malizia, come vuoi, hai capito, delle cose. Allora, vuoi chiamare, no? Io vado a sentire che allora, quindi, posto che gestire, allora, arriva Giovanni. Arriva Giovanni. Ecco, arriva voi, là. Giovanni, de grazia. Buongiorno Tonino. Buongiorno. 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 Come va? Benissimo. È tornato Albino? Sì. Amo questo. Amo questo. Io ringrazio tante persone che ci seguono in diretta tutte le mattine, un po' da tutto il mondo. Tonino. Sì, c'è Antonio Pennelli, buongiorno, ciao caro. Salutiamo a Vincenzo Castagnaro che ci sta seguendo in diretta. E Michele Cugnetti, insomma sono tanti poi i nomi che dovremmo dire, perciò Tonino, andiamo subito alla pagina di Lamezia, sì. Però prima di entrare alla pagina di Lamezia, sì, dobbiamo parlare delle segnalazioni che praticamente ci arrivano, Tonino. Sì. Allora, questa mattina ci è arrivato un messaggio praticamente che un'ambulanza di Soveria, se non erro, in codice rosso, stava andando per intervenire per un codice rosso e si è rotto in mezzo alla strada, Tonino. Sì. Questa è una segnalazione che ci arriva proprio dal personale del 118, che veramente lavorano in un modo... Insomma, è di una gravità inaudita. Vi lascio immaginare. Questa ambulanza, partita dall'ospedale di Soveria Vannelli, è stata chiamata per arrivare a San Pietro Apostolo in codice rosso, attenzione. Ebbene, non dimenticate che Diriolo è senza medico da circa 15 mesi, si è rotta questa ambulanza, può capitare, si è rotta, mentre i colleghi stavano andando a soccorrere. Cosa dobbiamo dire? Diciamo che l'ambulanza ormai sono tutte fatiscenti, vecchie, veramente lavorano in condizioni pessime, le ambulanze che ci sono sia alla Nese che... Guardate, può capitare, ecco, io mo non devo voglio giustificare, sì, codice rosso, quello che volete, era partito per qualcosa di serio, ci mancherebbe altro, magari quel paziente, magari un paziente ci lascia pure, perde anche la vita, non è che vi dico di no. Però il fatto che si può rompere l'ambulanza, non è che mo cucchini da pigi, lui può cambiare tutto, può parco macchine, può cambiare. O no, Giovanni? Io me la prendo con la politica, Tonè. Eh sì, ho capito. Perché non dovrebbe succedere una cosa del genere, Tonè. Può succedere, non dovrebbe succedere, perché se una viene manutentata,
le ambulanze, tu sai che la manutenzione delle ambulanze qua non ci sono, sì, vengono un po' sì, tutte nello stato d'abbandono. Ma capita dappertutto però, Giovanni. Ambulanze che si fermano, quello motorica, ne scifuma, è capitato a Milano, a Torino, a Firenze, a Roma, a Bari. Non vuole essere una giustificazione, però capita dappertutto. Ovviamente a monte chi c'è? C'è sta questione della manutenzione, sì, ho capito. Quindi, sì, è vero, e ne farà la manutenzione. La verità è che la veste di manutenzione ogni mattina. Se vogliamo essere proprio pignoli, un'ambulanza, per il ruolo delicato che ha, uno l'avesse di guardare ogni mattina. Perché può capitare, io questo, io mi auguro che, visto che sono partiti in codice rosso, mi auguro che non sia successo nulla di, che non sia successo nulla di grave. Cioè che la persona, insomma, se la sia cavata, tutto qua, questa è la cosa... è la cosa importante. Poi Tony, prima ti è arrivato un messaggio che ci è arrivato pure a noi, il SEO, di quei lavori che stiamo facendo sulla rotatoria, che però tu hai detto bene, noi ci dobbiamo accertare prima. Le immagini sono abbastanza, che ci sono, Tony, sono molto significative, che sì, abbiamo visionato. Sì. Poi dobbiamo accertarci, per la verità, se effettivamente poi le sterpaglie venivano buttate all'interno, al bordo della rotatoria, oppure venivano raccolte dopo. Questo non abbiamo testimonianza. Sì, allora le immagini sono brutte, c'è sempre la stessa ditta, la ditta che diciamo è sulla bocca di tutti in questo periodo, perché pare che le cose non stiano andando così bene. Noi intanto mandiamo le immagini. Anche stamattina c'è una denuncia, Piccioni, intervengono i commissari, verde pubblico abbandonato e parchi ancora non gestiti. Il fatto dei parchi da qui a poco ne parliamo, però verde pubblico abbandonato, sappiamo di chi è la competenza, questa tra virgolette famosa Sicilville. Abbiamo delle immagini che sono impietose, che stiamo mandando, perché c'è lo spalcio, e poi con una pala, no, viene buttato lo spalcio, l'erba viene buttata là, la testa, la vicina. Invece bisognerebbe raccoglierla, per quello che ci hanno segnalato abbiamo queste immagini. Poi bisogna vedere, Tony, bisogna vedere se dopo che hanno tagliato l'erba vengono raccolte, perché noi abbiamo solo l'immagine dove viene depositata. Esatto. Perciò ci dobbiamo accertare noi, come redazione. Perché... questo lo accerteremo, perché troppo agile puntare. Ecco perché vi ho detto che il vostro ruolo è importante. Noi invece dobbiamo essere prudenti nel fare le cose, perché essere poi magari querelati ci mettono un secondo, a voi non succede nulla. Ecco, le pinete costiere, dice Gaetano, non rientrano nel verde pubblico? E Gaetano, come non, no? Le pinete costiere? Le pinete costiere noi ce ne stiamo interessando. Ce ne stiamo interessando perché io questa mattina, siccome ci hanno mandato delle foto, un gruppo di persone che noi ieri abbiamo proposto, se voi li riproponiamo pure questa mattina, la pineta del Falcone Borsellino è diventata una discarica a cielo aperto, sia per l'inciviltà delle persone e sia per il fatto che non vengono raccolti i rifiuti da un sacco di tempo. Guardate, io ho visto in altri periodi che Raffaello si è dato molto da fare. Credo che la pineta appartenga alla città di Lamezia, quindi la pineta rientra nel verde pubblico, dovrebbero intervenire là, pure là, credo, attenzione, quindi, perché lo ha fatto, io ho visto che la polizia ha fatto un bel lavoro l'anno scorso, mi ricordo, Raffaello Conte. E a proposito di Raffaello Conte, adesso ci rivolgiamo ai commissari. Vi chiedo scusa, cari commissari, ma una gara
che è stata vinta, un bando che è stato vinto dalla malgrado tutto. Tra Palandina si palma. Non ho capito per quale motivo non viene la firma, cioè non viene dato il via libera. Il nulla osta per partire. Con una firma. Qual è il problema? Ha vinto il contratto, cioè non. Ma c'è qualcosa che non va, ma dico possibile che a voi commissari non vi possiamo chiedere nulla, che non rispondete mai a niente. E lo vedo anche dai giornali. Cioè praticamente siete là, vi siete chiusi in una torre d'avorio e non si sapete niente di nessuno. C'è stato un bando, c'eravate voi. C'eravate voi, c'è stato un bando. Per quale motivo non viene dato il servizio alla malgrado tutto? Possiamo saperlo? I lametini possono, i cittadini possono sapere perché non viene data e il contratto non viene firmato. Io, ma la politica che cazzo ci sta a fare? Cari voi, tutti quanti voi, che abbiamo andati solo ai giornali per apparire sui giornali, oppure in televisione, ma apparite in televisione, che cazzo state facendo in questo senso? Qua non è che si tratta di difendere la malgrado tutto, qua si tratta che un contratto non viene firmato nonostante la gara sia stata già aggiudicata dalla malgrado tutto. Ma non lo so, pure i commissari potrebbero uscire con un comunicato stampa, un contratto, non ci facciamo firmare per questo, questo, questo e questo. Intanto tutto ha peso dato. Allora, tempo fa avevo già segnalato che i residui del taglio erba veniva lasciato sul posto e intervenne il vice sindaco, quindi pensa Antonello, chiedendone ragione alla Sicinville. Questo lo dice Francesco, un nostro affezionato ascoltatore. Quindi allora dobbiamo pensare che queste immagini siano veritiere. Cioè, che cosa deve? Quindi anche Antonello Bevilacqua, parla di vice sindaco, dovrebbe essere a conoscenza della cosa. Vabbè. Comunque chi se ne città, veramente ogni giorno siamo sempre di più nel baratro, non si interessa più. Un'altra polemica che c'è sulla nostra città riguarda, diciamo, l'aeroporto, sulla cartellonistica pubblicitaria. Ci sono delle lamentele fatte sui cartelloni luminosi che ci sono all'aeroporto della Lamezia Terme, che vengono pubblicizzati i processi di mafia. In questo momento si parla di rinascita scorto. Praticamente si tratta di una pubblicità di un programma televisivo che sta per partire o è partito su una televisione regionale. Logicamente noi ci siamo fatti pure una domanda: ma cosa serve pubblicizzare un processo di mafia su un cartellone luminoso all'interno di un aeroporto internazionale dove arrivano turisti? Cioè l'immagine è che appena entri mafia, processo di nascita scotto, pentiti, cioè non è una cosa, un bell'occhio, diciamo, no? Non è un colpo d'occhio, invece di mettere una bella fotografia della Calabria. E su questo è un caro, insomma, amico, chi conduce la trasmissione è un caro amico, un ottimo giornalista, che poi tra parentesi, se non mi sbaglio, viene condotta la trasmissione assieme a Pino Aprile, cioè il collega Comito con Pino Aprile. Ma non è questo che io discuto, perché loro, però voglio dire, è vero che la proprietà degli spazi pubblicitari non appartiene alla SACAL, pur essendo in area aeroportuale, ma appartengono alla stessa società che possiede il canale televisivo. Ho capito, l'abbiamo capito, ma è opportuno fare questo? Cioè praticamente in un aeroporto
invece di pubblicizzare a caratteri pubblicitari l'Istropea, che praticamente è stata, voglio dire, premiata o no? Vibo Valentia, che è stata l'altro giorno premiata. Ma le coste voglio dire, abbiamo 800 km di costa e non so, logicamente ci fa la pubblicità perché è un cartellone pubblicitario. Cioè uno arriva a Capone Pugo, l'aereo, Rinascita Scott, con le valigie, chiama il tassì e si a pulsare nell'aria ex sir, mu va guarda sto capannone, no, dove hanno fatto il super coso, il luogo. Ma che cazzo stiamo parlando? Ma vi sembra serio? Io mi appello pure alla PubliM. Cioè, ma vi rendete conto della inopportunità? Ma che significato ha? Cioè, uno arriva, cioè, se è vero come è vero, perché siamo in momento di pandemia, quindi non abbiamo quei numeri favolosi, eccetera. Ma Cam ha avuto 3 milioni i passeggeri, uno bene, allora vediamo chi l'avevo in Calabria, Rinascita Scott. Insomma, parliamo delle positività che è la Calabria, non parliamo sempre di mafia. Io posso essere d'accordo. Tony, c'è purtroppo, c'è un processo importante, per l'amor di Dio, però noi dobbiamo dare la positività della Calabria. Non è possibile. Si pubblicizza la trasmissione. Sì, Tony, ma la trasmissione, però, scusa. Però non è corretto, non è corretto, perché tu devi dimostrare le cose belle. Non si può parlare sempre di mafia. Ci sta pure che se ne parla, che purtroppo c'è, ci sono questi processi, queste cose. Però Tony, chi viene in vacanza, se vuole piano solo e può vedere i posti. Non certo di vedere a bunker o non certo deve. Io apprezzo, l'hai già detto, Tony. Io apprezzo allora quello che dice. E l'ex consigliere comunale cittadino lo condivido al 100%. Salutiamo alla consigliera comunale, ex consigliere Lucia Alessandro Cittadino, al 100%, perché ripeto a scanso di equivoci, non è possibile una pubblicità del genere. Sì, è vero, si riferisce a una trasmissione, ma guarda caso si riferisce a un fatto, no, di 'ndrangheta, cioè si discute di 'ndrangheta, ma non mi pare un biglietto, voglio dire, non da visita, un biglietto di accoglienza, dico con la maiuscola, l'accoglienza è un'altra cosa. E noi giustifichiamo che adesso mi intendo asila, non lo so, eventi culturali, questo bisogna pubblicizzare, ma non certo un programma televisivo che praticamente appena arriva in aeroporto, chi arriva dalla Germania, tutto il mondo, mafia, cioè Calabria, processo di mafia, cioè, ma per favore. Che vuol dire? Sì, ma giustamente la consigliera, qua dico, va specificato che la proprietà degli spazi non appartiene alla SACL. Che vuol dire? Un vuol dire niente, caro presidente, ecco, della SACL. Cioè lei ha l'ultima parola, lei può dire sì è vero, ma all'interno dell'aeroporto non voglio questa roba qua, perché voglio dire è un colpo, voglio dire un pugno nello stomaco. E cioè la parola di un presidente dell'aeroporto vale, lasciate perdere che quella piccola non appartiene per contratto alla SACL, che vuol dire? È territorio, la concessione è stata data dalla SACL, però. Quindi sì, è la stessa cosa, che stesso... un po' che i manietti e pubblicizziamo che le quattro puttane che sono quella locomotiva là a Santo Emia. Possiamo fare anche questo, potremmo fare una bella foto, una gigantografia 4x4, ci mettiamo queste, voglio dire, queste ragazze che poverine si può. Sì, ho capito, lascia perdere mo la storia della vita loro, giova, e le menti nulla. Vi sembra una cosa seria? Ma vi sembra una cosa seria? Noi la vediamo così. Sinceramente è una cosa che fa incazzare. E nessuno che dice perché? Perché non abbiamo un sindaco.
Ma attenzione però, un sindaco con le palle, perché un deputato muccio, non ne possiamo più, non ne possiamo più, troppi, tutti questi che avete presentato alle ultime elezioni, state a casa, passate il testimone ad altri, state a casa a pigliare le mani di morte, perché non si può dire avanti di questa maniera. E rida al bene. Vabbè, questo... Va bene, eh. Allora, per quanto riguarda il coronavirus, in città 23 nuovi contagi e 4 guarigioni. Attualmente i casi attivi sono 430. Come vedete è un trend che va sempre, voglio dire, a scendere. E questo a noi fa piacere. Fa piacere. Però attenzione, nonostante questo diciamo prudenza. Prudenza e rispetto delle regole. Bene, Tonino, abbiamo altre... Là c'è un articolo che riguarda il Sant'Anna, ormai tutti i giorni si parla di Sant'Anna e proprio parla oggi di cardiologia. Sappiamo che il Sant'Anna è un'eccellenza a livello nazionale della cardiologia. Infatti, dice l'articolo, cardiologia, il Sant'Anna non ci sta. Perché non... c'è stata una proposta, esatto, di spostare la mezia sta questione, l'emodinamica, eccetera, e secondo loro c'è stata una reazione piuttosto, dice, che alla mezza che significa? Anche se il reparto di cardiologia alla mezza, cari amici, non è malaccio, guarda la mano, quindi non allarghiamoci troppo, certamente. Giustamente, non è che è disgrazia, che noi ci dispiace per Sant'Anna, lo difendiamo tutti i giorni, però poi non devono ricadere su altre strutture sanitarie, in questo caso parliamo della Lamezia Terme. Non bisogna parlare male di altre strutture, ci sono le problematiche al Sant'Anna, speriamo che si risolvano, però non è giusto poi parlare di altre strutture sanitarie che lavorano anche bene, specialmente la Lamezia. Sì, non c'è dubbio. Comunque, loro dicono che qua alla Lamezia è inutile, anche se i soliti giorni lui. Bene, però, centrale. Se hai qualche altra notizia. È centrale. Ecco, c'è questo, diritti e doveri nella disabilità. Una piattaforma digitale esclusiva ha dato vita a una serie di incontri. Domani vari esponenti si confronteranno per raccontare 18 mesi di attività. E nella foto c'è, salutiamo Nunzia Coppola, presidente di Fisch Calabria. Vabbè, allora. Volevo ricordare un'altra iniziativa che oggi c'è alla Lamezia, dove non so se l'ho visto qua, ecco, sì, dovrebbe essere qua. Oggi è al via la rassegna culturale Galeotto fu il libro, oggi alle 17.30 la tipografia perde, salutando Nellina. Avrà inizio alle 17.30, alle 18.30 la rassegna culturale Galeotto, per amore giù a me, sì. Vediamo che è successo qua. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, puntini sospensivi, per amore, organizzata dalle grafiche Berri e tipografia Berri. Sì, ma se non mi sbaglio nello spazio antistante proprio la tipografia. Sì, nella Berri. È una bella cosa perché... Brava Nellina, brava Pino e brava Antonio. Ho visto il programma, un programma molto nutrito di eventi culturali, quindi seguitelo perché ne vale la pena. Ci vediamo domani, vi lasciamo ad Albino Ambrosio, vai Albino! Saggio ma non aio più vent'anni, avevo mio cuore e mi dispiacere, quei faccianella bella che ti ami innamorai, sempre vicino a Dio io voglio restare. Giorni cucuzza,
15 anni e mezza pazza, e dopo i 15 anni è fatta tutta, che ho detto tutta. Come ti dietro, non mi venire cada, ma va tanto, la taglia amata per passare un tempo, come ti dietro. Su monti luoghi, cadene la ricchi tu, vintaggio, spiccio di aggio. Giorni velluto, avevo un uccellino nebbolato, avevo un grande amore non perduto, giorni velluto. Acqua corrente, la pace voglio fare con mia amante, che quando mi ha lasciato era innocente. Acqua corrente, acqua di ruggia, muovi su cuore mio come s'arraggia, s'arraggia a poco mi distruggia. Acqua di ruggia, giorni di limone, con la farina si ci fa il pane, e con le pime si ci fa l'amore, giorni di limone. Allora, salutiamo il nostro amico Felice, che ce l'ha aggiornato tutti i giorni, a lui, la sua moglie, i suoi figli e il suo piccolino, nipotino Felice. Poi salutiamo a Domenico, Domenico, saluto, fate sentire i suoi nipoti, Geva e Gioele, mamma e papà e i nonni, a tutti. Ok, io vi saluto, ci vediamo domani mattino, domani è sabato, a domani, ciao ciao a tutti, buona giornata.